Ecco, sono uscita per fare due passi. Vedete come nevica? Guardate che bello qui. Non è scesa tantissima, però non è male. Oh oh. Ah ah. Non è passata la cala? La cala non è passata? Tutto sporco le strade. Cosa sarà? 10 centimetri? Sì. Qua ci siamo in ghi. Quindi si in ghi. Perché si è abbassata un po', ti fa luce. Ecco. Imbacuccata come un palombaro. Raurart, versione neve. Si vedono i piedi. E che caldo fa dei piedi, Tanto già prima ho parlato, mamma, si è sentito tutto quello che hai detto. Karma! Questo è il cagnolino che mi accompagna. Karma! Fai un saluto a YouTube. Non mi può fregare di meno di YouTube. Qui mi sto addentrando nel bosco più profondo. Karma? Sì, beccami l'iPhone. Ci addentriamo nel bosco sempre più fitto. Dopo vi faccio vedere la torre e il castello di Torricella. Com'è ancora bella? Bella pulita. Però far vedere il castello. Non so se la panchina si vede. Lasciala andare, tanto anche no, ma se arriva un cane di là che magari è uno di quelli che odia. Si è stretto in una lotta all'ultimo sangue. Ecco, queste sono le panchine innevate. Ecco. La vista dall'alto di Torcello.
Questo è il mio paesello. Guardate le panchine, quanta neve. Ah, il castello da qui non si vede, c'è la nebbia. Da sotto si vedrà, ve lo faccio vedere dopo. Ecco l'attraversamento delle ripide acque di Torricella. Le mega cascate, quasi come in Niagara. Ma qui attraversare però. Aiuto! Tutto dentro, confetta. Oh, calma, qui piede. Calma, qui piede, qui piede. Assisterete una lotta in diretta. Ta-da-da. Chi vincerà? Non lo so. E neanche attaccato aiuto. Aspetta. Chi vincerà? No, povero, questa prima. Calma contro Orochi. Aspetta. Ci spiazza in due. Vedi che devo sempre stare attenta. Perché c'è uno di quelli che non mi piace. Magari quando siamo tutti adesso. Allora, bravo. Dai. Voglio filmare quando si. Si impenna. No, si impenna. Si impenna tutta il pelo. E sei sotto il tetto? No, forse no. Salve. Salve. No, gli piace, dai. Non è quello che dicevo io. Ecco gli asinelli. Il famoso asino delle nevi di Torricella. Una specie rarissima in via di estinzione. Sto facendo pure i bisogni, ma dai, io ti filmo, tu devi metterti a cacare in giro. Asinello, non si fanno queste cose quando sei su YouTube. Accidenti. L'altro non c'è, erano due una volta. Sto arrivando, eccolo che arriva. Ciao Sinello. Apposta. Ciao asinello! È arrivato anche l'altro! Asinello! Una volta ce n'era uno, sembrava una zebra. Ci vuole le righe. È incinta! È un'asina! Incinta! Porra, ma fa freddo! Sì, questo c'è che andava a mangiare. Sapevo che portavo il pane. Vabbè. Allora, questo è il super meravigliosissimo castello di Torricella. Vedete la torre? Adesso si vede malissimo perché c'è la nebbia. Però è bello. Infatti Torricella si chiama così perché una volta c'erano tutte queste torri. Allora ho preso quel nome di Torricella. Questo invece è il parco del castello, che una volta era una selva oscura e poi dei volontari l'hanno messo a posto, hanno fatto tutti i giochi dei bambini. Ed estate si fanno le feste col karaoke. Ecco, stiamo tornando a casa mia, cioè sto tornando a casa mia. Adesso vi faccio vedere che bello, sperando di non fare un volo perché si scivola tantissimo e che hanno buttato il sale per strada. La neve si sta sciogliendo in strada e fa una palta che si scivola da morire. Allora si arriva fino a qui, poi si svolta a destra. Ta-da!
E questo è il vialetto che porta alla mia casa. E la strada è senza uscita, quindi ci entriamo solo noi tre che abitiamo qui. Praticamente penso che sono l'unica persona ad avere come tetto un prato. Vedete lì sopra che sembra Alcatraz, è il mio tetto e c'è un prato. E questa qui sotto è casa mia. Questa è la finestra del mio atelier. Da fuori sembra brutto, lo so, però dentro è bella. La mia casina, la mia macchinina, tutta sommersa, poveraccia. Nella mia casetta. Questo è il vetro, la vetrata numero 15. E ta-da-da-dan. Questo c'è il giardino, ma ve l'ho già fatto vedere. Poi c'è anche sopra, ma non ci voglio andare su. I miei amici pieni di neve, poveracci. Ed eccoci arrivati. Ciao a tutti, bacioni, ciao ciao.